E con noi il presidente del Lions Club Galvani. Come le è venuto in mente una cosa del genere? Perché? Beh, ritengo che siano comunque argomenti interessanti. E questo, fra l'altro, casualmente forse, si accoppia con la notizia che è uscita non molti giorni fa sui giornali, che l'aspettativa di vita degli italiani sta calando e sta crescendo l'obesità o l'anoressia nella popolazione italiana. E pare ormai assodato che la salute passi principalmente attraverso sì il movimento fisico, ma anche attraverso l'alimentazione. Allora, avendo l'opportunità di poter avere l'amica Beatrice Garagnani, che è esperta di un settore di questa disciplina, credo che sia estremamente interessante per tutti noi una serata in cui poter apprendere di più come star bene o cercare di star bene anche attraverso l'alimentazione. Siamo al Circolo della Caccia, uno dei circoli, anzi forse il circolo più noto e più famoso della città, della nostra città di Bologna, e ci troviamo insieme a Beatrice Garagnani. Le do la parola in modo che ci possa descrivere il perché di questa serata, come ho già detto, un po' speciale, un po' particolare. Ma io penso che, visto che Lion si occupa di tante iniziative di tipo culturale, sì, di vario genere, credo che una cultura relativa alla salute e più che mai relativa al modo in cui le persone si alimentano sia un tema molto attuale, molto interessante. Io penso che noi siamo fatti di ciò che mangiamo e quindi avere una consapevolezza in questo senso possa essere veramente di aiuto per tutti noi, per poter stare meglio, per poter prevenire un futuro nel migliore dei modi. Quindi praticamente stasera ci metteremo a stecchetto giù di lì. Beh, ho avuto questo compito e anche questo onore di poter interferire quindi con il vostro chef, che è stato molto disponibile, e penso che abbia preparato una cena comunque buona, gustosa, con l'obiettivo anche di sfatare una credenza. Si pensa tutti che il cibo sano sia triste, non sia buono. Viceversa, il cibo buono, appetitoso faccia male alla salute. Ecco, non è così, e questa sera penso di potervelo dimostrare. Ecco, lasciando poi ai soci del club, a tutti quanti i soci del club, di poter gustare questa cena, anticipiamo a chi ci sta vedendo in questo momento, anzi chi ci vedrà successivamente a questo momento, un po' che cosa verrà offerto ai soci Lions Galvani. Intende quanto a menù per la sì. Serata? Ci sarà un'entrata a base di verdure che saranno molto gustose perché saranno condite con tante erbe aromatiche. Ci sarà un ottimo cereale in chicco, il farro, mantecato sempre con le verdure e spezie. Poi avremo un rollè di tacchino con il ribes, avremo un'ottima insalatina di stagione e per terminare un dolcino a sorpresa. Possiamo tenerla questa sorpresa, perché sono dell'idea che un momento conviviale quale quello di questa serata è forse il momento ideale per godersi anche un dessert. Permettere, perché siamo così in serenità con amici ed è il momento migliore per gustarselo, per apprezzarlo e per anche digerirlo bene.
Beh, se i risultati sono quelli della dottoressa, per come si presenta, evidentemente vuol dire che questo mangiar sano fa veramente salute. Il dolcino è d'obbligo, come si sa in questi casi, e non ne faremo certamente a meno. Ultima cosa che volevo chiederle, ci sarà una descrizione di quello che sarà presentato o sarà portato tout court così e basta? Ma io mi dedicherò a, ho pensato di così cercare di trasmettere, condividere con voi le mie conoscenze nell'ambito dell'alimentazione, ma con l'obiettivo di lasciare degli strumenti pratici, perché c'è tanta confusione in questa tematica. Più che confusione, ci sono tante notizie e molto spesso mi trovo, ad esempio, con i miei assistiti, con i miei clienti, che mi dicono: ma noi in realtà alla fine sì, ma non sappiamo mai che cosa poi preparare da mangiare. E quindi quello che io vorrei raggiungere in questa serata è quello di proprio lasciare delle conoscenze da poter mettere in pratica. Questo è ciò di cui parlerò, e direi che in effetti no, il menù sarà a sorpresa, non anticipo niente fino a che non verrà assaggiato. Bene, un'ultima domanda che mi preme anche da vicino. Tempo fa, un po' di tempo fa, del resto si vede anche dalla mia stazza, decisi di mangiare meglio, sano come si suol dire, e decisi appunto di andare in una di queste catene, se ricordo bene Natura Sì. Ecco, aver fatto la spesa in uno di questi supermercati mi ha portato un grande patimento economico, perché sono, non dico inaffrontabile, però sicuramente per chi lo volesse fare in modo continuativo è sicuramente un approccio ad una spesa importante. Purtroppo confermo questo, sebbene comunque anche altre catene alimentari diciamo offrono un prodotto che è assolutamente accettabile, dall'Esselunga anche alle cooperative, oppure molto importante sarebbe quello di riferirsi ai produttori locali. Sempre più ci sono organizzazioni appunto tramite le quali si possono reperire ortaggi coltivati nelle zone limitrofe alla città e che vengono recapitati a domicilio. È vero, i costi sono superiori, però preferisco che si mangi un po' meno, magari si rinunci a dei piatti abbondanti, ma la qualità dell'alimento, per come si trova in origine, è estremamente importante, non si può sottovalutare. Sì, Natura Sì è cara, è vero, lo confermo, però ha anche un ottimo prodotto. Sì, non volevamo fare della pubblicità negativa a Natura Sì, è sicuramente un approccio, credo, commerciale a livello nazionale, non è tanto il negozio, la catena dei negozi fino a se stessi. L'ultima, veramente l'ultimissima domanda che le faccio è, a proposito di questo aspetto, è una situazione commerciale che insiste anche in altri paesi europei, o c'è una ragione per la quale noi abbiamo dei costi particolarmente alti nel voler mangiare appunto sano? No, direi che non ci sia una ragione particolare. Il mangiare sano è costoso perché prevede una tipologia di produzione più controllata. Il biodinamico, sappiamo cosa significa. Significa che appunto le culture sono lavorate a mano, quindi è chiaro che la manodopera è molto costosa. Non direi che sia un fenomeno soltanto italiano, anzi ancora di più è un fenomeno pure estero, perché ad esempio andando negli Stati Uniti i negozi che forniscono alimenti di qualità sono carissimi e c'è una proprio diversità immensa tra questi e quelli invece più così alla portata di tutti. E questo è un fenomeno che andrebbe migliorato, però intervenire con è abbastanza difficile. Istituzioni è molto difficile, sì. Ecco, ma il chilometro zero fa parte della concezione del mangiar sano? Sì, dobbiamo cercare di scegliere prodotti che siano innanzitutto di stagione
e che siano coltivati il più possibile vicino alla nostra abitazione, perché comunque il viaggio, fare viaggiare il prodotto significa conservarlo, quindi utilizzare disinfettanti ed altre sostanze che sono, non sono riconoscibili dal nostro sistema immunitario, quindi ci fanno male. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement.